sei già stato protagonista del nostro festival, giusto? Sì. Per la carriera, sei stato premiato Ariano International Film Festival. Allora, grazie, buonasera a tutti. Come sapete io sono un deficiente famoso, quindi... Ma cosa dici? Infatti per la prima volta mi sono sentito fermare per la strada dopo il ricomincio da tre da una signora a Napoli dicendo: ieri sera ho visto questo film, lei mi ha tanto divertito, lei... ma lei è proprio Ebbet. No! Questa serata è dedicata proprio a lui, al grandissimo maestro Massimo Troisi. Certo. Tu hai avuto anche l'occasione e l'opportunità di condividere il suo ultimo giorno, quindi sì, sul set. Scusate, è sempre una grande emozione parlare di Massimo e poi rivederlo, tutte queste immagini. È chiaro che lui non ci ha mai lasciato, perché ci ha dato delle cose indimenticabili e questo è un regalo che la vita ha fatto a noi. Sappiate, voi che volete fare questo lavoro, intanto interrogate voi stessi e chiedetevi perché. E se dentro questa cosa credete di poter aggiungere qualcosa alla vostra personalità, arricchirla e quindi innamorarvi della bellezza, della psicologia, della giustizia, di tutte le cose che portano avanti la crescita di un individuo, allora non rinunciate.